fatto, erano 21 anni, sono nata nel 30 e io nel 35 ho preso la prima medaglia. Ecco, e dopo da quella volta sono sempre andata avanti con lo sport, sempre, sempre. Quando ero bambina, piccola, avevo 5 anni e mezzo, ho fatto una marcia lunga senza sapere che era una marcia lunga. E sono arrivata prima di tutti, insomma, ecco, mi hanno dato la medaglietta e ero felice come una Pasqua. Poi, quando ho finito la scuola, dopo ho cominciato a fare atletica veramente. E così è venuto un giorno, ho detto, beh, facciamo i 400, facciamo femminile. Nel 59 era il campionato di società, e fatto ieri le finali là, e allora là ho corso, ho vinto, e fatto i famosi 59-7, che è stata la prima ragazza a far andare sotto il minuto, insomma, ero felice. Ho fatto ciclismo, ho fatto sci, ho fatto pattinaggio, ho giocato a tennis, montagna, nuoto, tutto. Tutto quello che era possibile fare, ho sempre fatto. Mi piaceva sempre, dopo cadevo sempre sull'atletica. Nella mia categoria non c'è nessuno in Italia. E allora devo gareggiare, come dire, guardare i tempi e le misure che fanno e che fa la categoria inferiore, e vado su quella. La batto, basta, sono già contenta. Uno e due. E poi, insomma, parlando di mio marito, invece, ha fatto anche lui 100 sport come me, e per questo siamo sempre andati assieme in qualsiasi posto. E mio marito mi ha detto, chissà chi va prima di noi due, no? Ho detto, Bruno, per amore di Dio, non parlare di queste cose, perché mi metto a piangere. E dice, no, ma sa, così bisogna guardare avanti. E gli ho detto, bene, guarda, se io resto solo, continuo con l'atletica, ma se tu resti solo, guarda a te se smetti, perché sei un simbolo dello stadio di Trieste, no? E ho detto, prometti. E ci siamo dati la mano, ci siamo dati un bacino, e ci siamo detto, prometto. Eravamo sempre talmente uniti che io, quando sono in pedana, faccio bene o male, guardo il cielo e dico, Bruno, dai, aiutami, vedi che faccio male, e parlo sempre con lui. Ecco, per esempio, quando ho fatto Ancona, adesso che ho fatto il record europeo, no? Fa 6 lanci, no? Il primo, non so, era 5 qualcosa. Il secondo ho fatto 5 e 23. Dopo un altro, no? Dopo 5 e 32. E dopo ho fatto 5 e 35, no? Ma il 23 è il giorno che è nato mio marito. Il 32 è l'anno di nascita. Quando ho visto 23-32, beh, questo è sicuro che vado bene. Trovo una cosa normale, come camminare. Uno cammina, mangia per vivere e cammina per vivere, insomma. E io faccio sport perché viene normale. Non potrei evitare senza fare un sport.